Salve ai web spettatori di Nano TV, queste sono le palazzine da dove sono state sfollate le 20 famiglie. Da qualche giorno sono con le tende davanti al comune di Casalnuovo, chiedono una casa, avevano occupato queste palazzine 3 anni e mezzo fa. Continue trattative anche con il comune per trovare una soluzione. Alla fine, insomma, la procura di Nola ha ordinato, diciamo, lo sfratto. Qui con la forza pubblica sono arrivati e hanno messo per strada, diciamo, queste 20 famiglie con molti bambini al seguito, un centinaio di persone, oltre 40 i bambini. Le palazzine messe sotto sequestro, al momento ci sono i sigilli. Da quattro giorni queste famiglie si sono accampate con le tende davanti al municipio di Casalnuovo. Ieri è intervenuto anche il presidente del consiglio Nicola Esposito, che ha detto, insomma, alla nostra redazione che sono intervenuti sulla prefettura, sulla protezione civile, il sindaco di Casalnuovo sarebbe disposto a mettere a disposizione, diciamo, dei terreni su cui poter montare dei prefabbricati per queste situazioni di emergenza. Intanto i tempi sono lunghi, stamane tra l'altro una mamma 24enne che aveva dormito tutta la notte nella tenda davanti al comune, si è svegliata gonfia, è arrivata l'ambulanza per i controlli, l'ha trovata con, diciamo, il battito cardiaco accelerato, tutta gonfia, l'hanno portata in ospedale. La situazione è grave per queste famiglie, addirittura, insomma, qui ci sono ancora i mobili di tutti gli effetti personali di queste famiglie. Si è tentato nei giorni scorsi addirittura di murare il primo piano, come vediamo, la situazione poi è stata bloccata perché, insomma, ovviamente gli sfrattati dicevano: poi come facciamo a scendere i mobili se dobbiamo liberare definitivamente queste abitazioni. Noi vi terremo aggiornati, abbiamo dedicato la copertina dell'ultima copia del Fatto a disposizione su napolinord.it su questa emergenza. Cercheremo anche di sentire il sindaco domani per capire qual è la soluzione migliore da mettere in atto. Per il momento è tutto da Casalnuovo, vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e voxnews.it. Grazie.